Buonasera, abbiamo concluso da poco la lezione del sottosegretario agli esteri della Vedova che ci ha parlato d'Europa. Parleremo d'Europa anche in chiusura con la lezione di Davide Giacalone che concluderà i corsi della scuola di liberalismo della Fondazione Einaudi di Roma del 2017. Abbiamo ospite con noi un docente della scuola, professor Paolo Albazzi del Frate, ordinario di storia del diritto a Roma 3. Ve lo presento, e ci Buonasera. parlerà delle radici storiche del pensiero liberale, quindi in una chiave, insomma, di storia del diritto, in materia di storia del diritto, e lascio a lui la parola per, insomma, ci spiegherà, come si esplicheranno le sue lezioni qui. Grazie molte. Sì, l'idea è quella di spiegare come si è formato nella storia il pensiero liberale dal punto di vista giuridico in particolare, perché sappiamo che il liberalismo ha una sua componente economica, che sarà trattata da altri colleghi, ma ha una sua componente giuridica. In estrema sintesi, l'idea è quella di sviluppare al massimo le libertà dell'individuo. Quindi costruire uno spazio di libertà che sia il più grande possibile. E allora cercheremo di vedere come nella storia questo spazio di libertà si è creato, si è allargato, si è difeso, è stato anche contrastato, è stato compresso. E proprio intorno a questa idea credo che ancora oggi ci sia moltissimo da dire. Ancora una valenza la storia, o meglio la declinazione della storia nel pensiero moderno, nel senso ci discostiamo, siamo sempre nel solco, in che punto Certo, siamo? proprio in questo caso, intorno al pensiero liberale, si può dire che ci sia una rilettura continua degli stessi principi. E quindi la storia serve tantissimo, serve a riflettere, a vedere le soluzioni che sono già state adottate, vedere gli errori che sono stati fatti, vedere i pericoli che corriamo. E quindi la storia effettivamente nella riflessione del liberalismo, sul liberalismo, è quanto mai importante. Forse in questi ultimi decenni, ricordiamo, no, c'era stata l'idea del pensiero unico, no? Si diceva che la storia era finita perché il liberalismo aveva vinto. Beh, gli ultimi anni ci mostrano che non è affatto vero. E quindi la mia idea è che questo spazio di libertà debba essere difeso continuamente, difeso con degli strumenti sempre nuovi, e quindi parleremo di questo anche. Grazie e ringrazio anche Liberi TV e il suo direttore Gianni Colacione che, insomma, come di consueto, come tradizione della Fondazione Einaudi, ci segue e fa un bel lavoro di divulgazione anche per quello che noi tentiamo di dire e di diffondere ogni giorno. Grazie. Grazie molto.